Nell'antica Grecia è esistito un grandissimo filosofo di nome Socrate. Ci ha lasciato in eredità insegnamenti meravigliosi che sono stati tramandati da discepolo in discepolo. E oggi noi ne sfrutteremo uno, i tre setacci. Grazie alla nostra pratica stiamo diventando abili nell'osservare quello che arriva nella nostra mente. Quotidianamente transitano migliaia tra pensieri, immagini, chiacchiericcio interiore. Di questi migliaia di pensieri che transitano nella nostra mente, molto più della metà sono pensieri negativi ed è utile a questo punto, nel momento in cui li vediamo arrivare, cominciare a setacciarli, mantenere quello che per noi è funzionale e buttare in discarica tutto quello che non ci serve. Possiamo abituarci a catturarlo e trasformarlo immediatamente in qualcosa di potenziante. Ma andiamo subito alla pratica e vediamolo concretamente. Siamo seduti o in piedi, con la schiena dritta ma comoda, lo sguardo è abbassato oppure gli occhi sono chiusi. E l'attenzione è sul respiro. Sento il flusso dell'aria che entra dentro il mio corpo, dalle narici o dalla bocca semiaperta. L'aria scende, riempie i polmoni si espandono, poi i polmoni si sgonfiano e lasciano uscire un'aria un po' più tiepida. La mia consapevolezza è sul respiro e intorno a me avverto tutto quello che si muove. Se ci sono rumori esterni, questi entrano dentro di me perché le mie orecchie li percepiscono, ma nulla mi distoglie dall'attenzione sul respiro. Percepisco attraverso il tatto tutto ciò che circonda e si appoggia al mio corpo, gli abiti, la temperatura. Sento il peso dei capelli sulla testa. Sento i piedi appoggiati per terra. E se qualcosa cattura la mia attenzione, la mia consapevolezza, appena me ne accorgo, lo riporto sul respiro. Percepisco quello che vedo nei miei occhi. Se sono chiusi, percepirò soltanto l'oscuro. Se ho lo sguardo abbassato, mi rendo conto che delle immagini entrano dentro di me, ma non mi ci aggrappo, non costruisco nulla su queste immagini. E se succede, appena me ne accorgo, riporto la mia attenzione e la mia consapevolezza sul respiro. E tra un senso e l'altro sbircio nella mente e osservo se qualche pensiero, qualche emozione, qualche dialogo sta avvenendo o sta arrivando. È possibile che in alcuni istanti nella mente non ci sia più nulla, ma solo la pace e il silenzio. Se questo avviene, resto con la mia consapevolezza in questa pace, in questo silenzio. E appena qualcosa mi distrae, lo acciuffo e mi domando: questo pensiero corrisponde a qualcosa di vero? Questo pensiero è qualcosa che è utile per me? Questo pensiero è buono? Se questo pensiero passa attraverso questi tre setacci, allora lo conservo, lo ringrazio e a lui penserò dopo. E attendo il successivo, che può essere anche un'emozione. E quando questa arriva, la acciuffo e le domando: sei vera? Sei utile per me? Sei buona? E se questa non passa ai tre setacci, allora posso trasformarla in qualcosa di vero, di utile e di buono. Possiamo applicare questi tre setacci di Socrate a tutto quello che accade durante il giorno, sia da noi verso l'esterno, cioè quando vogliamo comunicare con qualcuno, ma anche al contrario, cioè quando riceviamo delle informazioni, ma anche e soprattutto nei pensieri e nelle emozioni che transitano nella nostra mente. Allora chiediamoci sempre: questa cosa che sto dicendo, o questa cosa che sto ascoltando, o questa cosa che mi sto dicendo è vera? E questa cosa è utile per me o per qualcun altro? E questa cosa è buona per
per me o per qualcun altro. Tutto quello che passa ci porta su frequenze alte. Tutto quello che non passa lo prendiamo e lo buttiamo via oppure lo trasformiamo. Provateci e fatemi sapere come cambia la qualità della vostra vita. A domani!